Con Mattia Gabbana al termine di Pallavolo Motta, Silvoli, Trebaseleghe 3-1. Dopo lo stop della settimana scorsa siete tornati a correre? Ma una risposta positiva dopo la sconfitta interna. Abbiamo dimostrato che il nostro cammino può proseguire alla grande, secondo me. 51% in attacco contro il 50%. Sì, loro, c'è da dire che loro, avendo sempre, quasi sempre la palla in mano, hanno avuto gioco facile in attacco. Noi abbiamo risposto come solitamente facciamo, bene così. Secondo e terzo set il muro è stato un po' latitante. Sì, c'è da dire che, ripeto, ero svantaggiato perché loro avevano sempre la palla in mano, era difficile un po' per i nostri centrali leggere loro alzatore. E quindi spesso a volte il muro 1 era difficile per il muro. Siete tornati però a mettere giù muri pesanti, 11 in totale? Sì, bene, perché è uno dei nostri punti di forza. Bene. Soprattutto dai nostri laterali. Prossima settimana Mondovì? Prossima settimana Mondovì, una trasferta impegnativa sia per la distanza sia per la caratura dell'avversario. Bisogna confermare i segnali positivi di questa partita, secondo me. Grazie a Mattia Gabbana e con Stefano Cappellotto, che è in mano agli scout della partita. Dopo lo stop di settimana scorsa si imponeva tornare a ripartire col piede giusto. Sì, era importante fare i 3 punti, sapevo che era difficile perché è un derby con tanti ex, quindi sono sempre partite delicate e difficili queste qua, no? Loro sono partiti male, il primo set ha fatto un brutto primo set, però gli ho detto ai ragazzi, adesso i ragazzi inizieranno a giocare, infatti è stato così. Abbiamo subito un po' in ricezione sulle battute di Bellini, che ha fatto diversi break, e là bisogna che impariamo un attimino, quando uno tira così, di tenerla magari un po' staccata, ma e giocarcela, perché ha fatto sempre dei buoni break e quindi bisogna risolvere questa situazione. 53% contro 71% in ricezione? Sì, loro hanno due specialisti, sinceramente loro in ricezione ricevono sempre con queste percentuali qua, ma anche più alte, quindi si sapeva, era difficile mettere in difficoltà. Abbiamo cercato di battere nei buchi, un po' in mezzo, un po' al lato, però loro sulle battute float sono veramente bravi. E noi lo sappiamo, non siamo dei fenomeni di ricezione, quindi non è la nostra forza. Dobbiamo migliorare sicuramente, soprattutto sulle battute in salto. Quando uno batte forte in salto bisogna che non prendiamo questi filotti qua, ma riusciamo, se non è la prima ma la seconda, di far cambio palla. Se mai qualcuno avesse avuto qualche dubbio, è tornato il muro 11 in totale. Sì, anche però, se nel secondo e terzo set il muro è andato un po' a fare una pennichella piuttosto lunga. No, secondo me non stiamo murando bene. Bisogna che noi di solito, soprattutto con i centrali, facciamo abbastanza muro durante la settimana, però dobbiamo riprenderlo, cioè farne di più, perché secondo me possiamo murare decisamente di più. Invece sì, muriamo, però secondo me questa qua è una squadra che può murare di più. Prossima settimana Mondovì e poi arriva Bergamo. Sì. Sapevo che da Carpi in poi era un tour de force, perché Mondovì in casa non perde mai, e quindi sarà molto dura. C'è il viaggio, però dobbiamo andare là convinti di fare una buona partita e cercare di portare a casa il risultato. Sarà durissima, lo so, però bisogna. E sotto l'albero trovate Bergamo? Sì, Bergamo, che sulla carta è la squadra più forte a mio avviso, però quando parti così inizi a perdere qualche punto subito all'inizio, dopo magari loro stanno giocando un po' con la paura probabilmente, però loro hanno gli uomini, perché è una squadra, secondo me, ripeto, secondo me sulla carta dovrebbe essere la più forte. Grazie Stefano Cappellotto per la tua disponibilità e alla prossima volta.
Ciao, ciao Nicola, allora intanto bentornato da queste parti. Hai chiuso con 18 punti e un buon 64% in attacco con un muro. Si poteva fare qualcosina in più a un muro, però io, Jack ha palleggiato, Osellame ha palleggiato molto bene, era abbastanza dura, poi loro hanno un bel attacco. Che squadra hai trovato? Ho trovato una Motta piuttosto in forma, che secondo me può fare molto bene in questo campionato. Sil Volley? Noi dobbiamo ancora un po' crescere perché siamo ancora piuttosto discontinui, poi questa stasera l'arbitro onestamente ci ha un po' penalizzato in alcune situazioni, soprattutto sul finire del terzo set, che eravamo lì punto a punto e poi siamo ripartiti male il quarto set, allora dopo la partita lì è finita. Però questa classe arbitrale in B1 dovrebbe essere un po' migliore. Primo set non siete andati benissimo. No, forse, anzi, sicuramente eravamo piuttosto tesi, forse però sentivamo un po' la partita, derby Veneto, ci tenevamo a far bene, bella figura qua. Ci siamo usciti solo in parte, speriamo nel ritorno. Grazie Nicola Campagnari, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie. Alessandro Bellini, allora, tanto come hai trovato la tua ex squadra? L'ho trovata decisamente bene, visto che ha vinto contro di noi. No, sono sicuramente equilibrati, non gli manca un uomo in nessun ruolo, quindi insomma gli vedo una bella squadra che secondo me farà bene in questo campionato e lo dimostra anche all'inizio del campionato. 20 punti in totale che fanno un buon 53% in attacco. Sei in media? Non male dai, però speravo meglio, troppi errori che hanno aiutato la mia ex squadra. No, vabbè, dai, sono contento, ovvio che si preferisce vincere. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto alle scorse partite perché ci mancava un po' di carattere quando ci capitava qualche errore di troppo e anche qualche danno arbitrale che magari questa sera, penso abbiate visto tutti, è capitato. Invece abbiamo tenuto duro fino alla fine e quindi un po' si spera bene per le prossime. Commentavamo prima con Campa, il primo set non bene. Primo set non bene, un po' la tensione, il derby, la ex squadra, tante cose, dai, ci si può immaginare. Comunque ovvio che loro sono in casa, per cui penso sia anche normale la cosa. Insomma, fra te, Campa e Scapin vi facevate buona compagnia stasera. Certo, infatti, diciamo che ci siamo ritrovati in una buona parte di giocatori che ha già giocato a Motta e probabilmente per quello appunto si è sentita un po' di più la partita. Obiettivi per questa stagione? Obiettivi la salvezza, non abbiamo grosse pressioni, si gioca per divertirsi e dobbiamo divertirci così soprattutto. Per cui... Divertirsi e far divertire il pubblico. Esatto, penso vi siate divertiti insomma dai, quindi si cercherà di fare bene fino alla fine, però non abbiamo nessuna ambizione particolare a parte quella di appunto di divertirsi, ormai è questo che bisogna fare. Grazie Alessandro Bellini per la tua disponibilità, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie.